per la via dei tesori e abbiamo presentato un rapporto a livello regionale con la via dei tesori. È stata un'esperienza bellissima dove la promozione è un ruolo fondamentale. Oggi continuiamo con questo percorso a promuovere la nostra terra cittadina. Ricordiamoci che l'acqua è un bene prezioso, noi non ce ne siamo accorti perché abbiamo i nostri pozzi e grazie alla lungimiranza, guardo lì perché vedevano di per principe, di chi ha puntato un forte sull'acqua. Però una cosa la voglio dire per l'agricoltura, noi siamo molto attenti e ringrazio prima in modo bipartisan, ma perché deve essere così, non devono mentire, non devono venire, per quello che fanno per la collettività è importante, perché l'amministrazione li ha come riferimenti. Io devo citarli perché entrambi ci hanno aiutato per la vicenda del nuovo commissariato, che spero entro l'anno, dice il vicepresidente, riusciremo dopo 20 anni a inaugurare, grazie all'impegno bipartisan, esattamente come diceva il rappresentante della pesca IGP, perché l'amministrazione lavora per la collettività. Quindi per quanto ci riguarda voi siete i nostri riferimenti, Stefania è il riferimento, la donna Luigi è stata invitata, purtroppo non è potuta venire per fatto un messaggio, però la collettività dell'Importese guarda a questi riferimenti politico-istituzionali perché vuole crescere, perché vuole dare uno slancio diverso e una pagina diversa. Quindi invito la banda a eseguire poi l'inno nazionale ulteriormente e dichiarare ufficialmente aperta la sagra delle persone.